in trasmissioni televisive. Pomo della discordia questo giovane talento del sax, si chiama Francesco Cafiso, ha 14 anni e nonostante non sia nato a New Orleans o a Kansas City, ma a Vittoria, un piccolo paese del Ragusano in Sicilia, è un prodigio della musica jazz. Ha già suonato con i più grandi jazzisti del mondo, in città come New York e Parigi, ha vinto premi prestigiosi e inciso vari dischi, un talento naturale e che Tony Renis ha voluto a tutti i costi sul palco dell'Ariston. A 14 anni si può essere già un grande artista. Ed io, Cafiso, lo voglio, lo desidero a tutti i costi. Polemiche a parte, anche se sono il sale dei grandi eventi, siamo andati a trovare il giovane talento alla vigilia della sua partenza alla volta dell'Ariston, arrivo previsto per oggi. E prima che richiudesse il sax nella sua custodia, si è raccontato e ci ha regalato un assaggio dei suoi virtuosismi. Io ricordo che a 7 anni ascoltai la radio un pezzo di Fulbur e subito dopo ho conosciuto il mio maestro attuale di sassofono, che è Carlo Cattano, che subito mi ha introdotto questa musica molto strana, che è il jazz, il bebop in particolare, attraverso le scale, il blues, e pian piano mi ha mostrato i vari tipi di standard. Sono molto contento e cerco di stare il più sereno possibile. Il sogno più importante sicuramente è di diventare uno dei musicisti più importanti, uno dei più quotati, e soprattutto di avere un'orchestra tutta mia, un quartetto tutto mio, e di essere uno dei più conosciuti al mondo.